Già con la lanterna magica, abili lanternisti potevano dar vita alle immagini proiettate usando obiettivi multipli e muovendo vetri sovrapposti collegati da dei meccanismi. Ma come ben sappiamo, il cinema funziona diversamente. Il movimento dei personaggi di un film è infatti una totale illusione che avviene soltanto nella nostra mente. Nei primi decenni dell'Ottocento molti studiosi, impegnati in ricerche sull'ottica e sulla fisiologia del nostro occhio, si interrogano su come funziona la nostra percezione del mondo esterno. Quello che notano è che ciò che noi vediamo non sempre corrisponde a quello che accade nella realtà. Le scoperte sulla persistenza delle immagini nel nostro sistema visivo faranno intuire la possibilità di ingannare il nostro cervello, dando l'illusione del movimento a partire da una sequenza di immagini statiche. Il nostro occhio trattiene infatti per qualche istante l'immagine di un oggetto, anche dopo che questo è scomparso. Per tale principio più immagini consecutive di un oggetto in movimento si fondono tra loro e vengono percepite come un flusso ininterrotto, provocando l'illusione di una fluida continuità dell'azione. Ma perché ciò accada, paradossalmente, è necessario interrompere la visione per un istante tra un'immagine e l'altra. Basati sulle ricerche di scienziati come Plateau, Faraday e Stanfer, a partire dagli anni 30, i primi strumenti in grado di dar vita alle immagini, fenacistoscopio, zootropio, prassinoscopio, Funzionano tutti con lo stesso principio, tuttora alla base di qualsiasi filmato o animazione. Una serie di immagini disposte su un disco o una banda di cartoncino, i singoli momenti di un movimento scomposto nella sequenza delle sue fasi, ruotano a velocità costante su un supporto che ci permette di vederle in successione, ma soltanto per la durata di un paio di decimi di secondo per ciascuna immagine. Le immagini sono intervallate da un istante di buio che i nostri occhi non fanno in tempo a percepire, perché hanno ancora impressa l'immagine appena vista. In questo veloce alternarsi di immagini e interruzione della visione, quello che risulta alla nostra vista è un movimento continuo, la magia dei primi cartoni animati, un passo gigantesco, forse il più importante, verso la nascita del cinema. Il primo a mettere in pratica questo principio, che lui stesso ha contribuito a scoprire, è il fisiologo belga Joseph Plateau. Nel 1832, per dimostrare come è possibile ingannare l'occhio per simulare il movimento, costruisce il fenachistoscopio. Il nome deriva dal termine greco fenachizain, che significa proprio inganno, imbroglio. È costituito da un disco di cartone fissato con un perno ad un bastoncino, sul quale sono stati disegnati le varie fasi del movimento di un soggetto. Lungo la circonferenza esterna sono applicate delle fessure a distanza regolare tra un disegno e l'altro. Facendo ruotare il disco sul perno e osservando attraverso le fessure le immagini riflesse su uno specchio, si ottiene l'animazione del disegno. I soggetti sono spesso buffi personaggi impegnati in azioni divertenti e assurde, e per forza di cose ripetitive. Lo zootropio di Horner, messo a punto qualche anno dopo, perfeziona il principio del fenachistoscopio con la possibilità di essere visto da più persone ed eliminando la necessità dello specchio, mostrando le immagini direttamente attraverso le fessure applicate lungo la parete dello cilindro metallico. Sul fondo possono essere ancora posizionati dei dischi simili a quelli di Plateau, ma nello zootropio è possibile usare anche disegni su strisce di carta in una forma che anticipa la disposizione dei fotogrammi sulla pellicola. Facendo ruotare il cilindro, con lo stesso principio illusorio, i singoli disegni prendono vita. Non a caso, la parola zootropio, sempre combinando termini greci, significa proprio ruota della vita. Queste invenzioni ebbero un enorme successo, diventando giocattoli molto popolari, ma senza mai smettere di affascinare anche i grandi. Nei decenni successivi vengono infatti create molte varianti come il prassinoscopio del francese Émile Renault del 1877. Le fessure auturatrici vengono sostituite da un prisma di 12 specchi, consentendo di catturare più luce per una visione più chiara delle immagini. Rotando il cilindro, Aspetta. i disegni in sequenza su una striscia di carta si riflettono sugli specchi centrali. Mentre gli spigoli del prisma interrompono la visione per consentire l'illusione del movimento. Il meccanismo del prasinoscopio che i nostri visitatori possono provare in funzione è collegato anche a un piccolo carillon che crea una suggestiva colonna sonora per le immagini. Ma il genio dei Mil Renaud non si limiterà a questa invenzione. Negli anni successivi metterà a punto un sistema che permetterà di proiettare la sequenza di disegni, dipinti a mano da lui stesso su una banda di pelle traslucida forata lungo il bordo, ed è per questo considerato il padre del cinema d'animazione. Poco dopo, quando le prime cineprese consentiranno di sostituire i disegni con fotografie, nascerà il cinema vero e proprio.